cioè a un cambio della situazione epidemiologica che stiamo seguendo in maniera molto stretta. Evidentemente i casi da un punto di vista numerico sono ancora pochi, però le indicazioni e quello che sta capitando ci mostra che chiaramente diventa sempre più difficile riuscire a contenere i focolai e quindi noi in questo momento stiamo cercando e continuando a fare un contact tracing, cioè di ogni soggetto viene preso, isolati i contatti, tamponati tutto coloro che nel periodo di quarantena manifestassero dei sintomi, quindi queste azioni le stiamo facendo. Un'osservazione importante è che abbiamo un'età media dei nostri, diciamo, soggetti positivi e anche di coloro che poi vanno in ricovero che è più bassa di quella delle regioni limitrofe. Questo cosa mi fa dire? Che in questo momento noi stiamo intercettando soggetti giovani che si muovono e questo è il motivo per cui in questa fase anche il numero di persone che sono finite in rianimazione è comunque un numero di persone ancora limitato rispetto a quello che stiamo pescando. Però la questione preoccupante e il lavoro che dovremo fare nei prossimi giorni, quando sicuramente avremo anche una circolazione che, nonostante tutto quello che stiamo mettendo in atto, inizierà anche all'interno della popolazione trentina, è quella di mettere in salvaguardia le persone più fragili, in particolare i nostri anziani, e quindi da un punto di vista scientifico è utile cominciare a ragionare su quello che sono le azioni da mettere in atto per questo. L'altro tema importante su cui stiamo concentrandoci dal punto di vista di sanità pubblica è comunque l'impatto che questo potrebbe avere sul comparto produttivo della nostra società trentina, quindi anche di mettere in atto quelle che possono essere delle misure di sanità pubblica che ci permettano di continuare una vita normale e un circolo produttivo normale. E per dare anche dei segnali positivi e su questo ci stiamo adoperando molto in termini di sanità pubblica.